Hai ragione, potrebbe funzionare. Ecco. What the fuck? This is the Rex 91 show. Hey Warriors, welcome to Mr. Sandman, siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video gameplay. Questa volta su Franbo. Quindi, come sempre vi ricordo che se vi siete dimenticati delle precedenti puntate, non le avete viste o venite dal futuro e dovete vedere le puntate successive, qui sotto in descrizione, tramite la magia di YouTube, troverete i link per andarveli a vedere, quelli precedenti e quelli successivi. Quindi, eravamo arrivati qui, avevamo scoperto il cadavere Franco, cortesemente, potresti smetterla di fare questa roba? Ok, avevamo trovato il cadavere delle due sorelle, che poi ovviamente avevamo nella scorsa puntata, gli avevamo fatto tipo una sorta di esorcismo del genere, le avevamo cacciate da questo luogo infame, bla bla bla, e abbiamo trovato lì dentro la chiave da utilizzare per liberare il nostro gatto. Penso che questa sia la chiave. Funziona, mio caro gattino, funziona! Vieni fuori, abbracciami! O fammi abbracciare... Lasciami abbracciarti! Cosa... Oh! Oh, sì! Finalmente! Sì! Abbiamo trovato Mr. Midnight! E la sua pancetta! Oh, mi sento così bene, sono libero! Fran, mia cara amica! Oh mio caro, dobbiamo andarcene da qui. Sì, andiamo. Ok. Dobbiamo andare a casa, gattino. Spero che la casa, la strada per tornare a casa non sia lontana. Lo spero anche io, Fran. Lo dobbiamo fare insieme. Posso aiutarti? Mi chiedo in che modo, ma facciamolo. Quindi andiamo, gattino. Torniamo. Via da qui. Via da questa casa piena di orrori. Tipo prendendo delle pillole? Direi no. Mr. Midnight, hai idea di come andare via da questo luogo? Mi dispiace, ma non lo so, forse qualcuno ha qualche idea. La rana. Ce l'ho fatta, signora rana, le ragazze sono andate. Oh, è perfetto, ora posso lasciare questo luogo e andare dalla mia famiglia. Lo vorrei fare anch'io, signore, ho trovato finalmente il mio gattino. Vorrei solo andare a casa adesso con la mia zia Grace. E stare con la zia Grace, insomma, fare quello che faccio di solito con la zia Grace. Tentare di conquistare il mondo. Ma come andrai qui da qui? Non c'è una barca. Pensavo che avresti potuto aiutarci ad andarcene da qui. Oh, mi piacerebbe molto aiutarvi, ma sono troppo piccolo. Anche se il mio corpo è abbastanza modellabile, sarebbe impossibile portarvi all'altro lato della riva. Mi faccia pensare, non lasciarci per il momento. Devo dargli la soda? Prenda questa, signora rana, potrebbe aiutare. Non sono un panetto di quello, insomma. Ma tu sei tutto soffice, cosato e slimy e gelatinoso come le ciambelle? Più o meno, non ne ho idea. Ah, hai ragione, potrebbe funzionare. Ecco. What the fuck? Era lievito, ecco cos'era, era lievito. Bene, ha funzionato, l'ho veramente fatto, sono così piccolo, grosso e mi sento bellissimo. Grande, ora andiamo, vieni Mr. Midnight. Sicuro, Fran? Ho solo una cosa da lamentarmi, la rana gigante mi sta fissando. Di cosa parli? Vuole solo aiutarci, questo è tutto. Ok, ma se provo a fare qualcosa lo graffierò. Va bene, ma prova a non fargli del male fin tanto che siamo seduti su di lui. L'acqua è profonda e non sappiamo che genere di creature possano esserci lì. Se cadiamo nell'acqua potremmo morire, gattino. Oh, prometto che non graffierò la rana. Andiamo! Ehi ragazza, prima che andiamo, mi sono dimenticato di darti qualcosa. Ti avevo visto in questa immagine, quindi immaginavo che fosse tua. Oh, la foto della famiglia maledetta! Sì! E questo libro era anche tuo. What? Oh, rana, hai trovato la mia foto di famiglia! Grazie veramente tantissimo! Pensavo che l'avessi persa per sempre.
Ma questo libro non è mio. Oh, beh, prendi il libro come un regalo. Fa sempre bene a leggere. Ci sono anche un sacco di immagini dentro, quindi dato che sei tipo una tizia che non sa leggere, sei una povera analfabeta di merda, guarda le immagini. Oh, grazie, mi piacciono le figure, andiamo allora. Sì, andiamo. Oh mio Dio. Let's go, bitches. What the fuck. Oh. What the fuck? Ok. Oh, ho toppato. No. Aspetta. Forse ce la faccio. Ok. Vai qui, ranocchietta bella. Qui. Sì. Ok. Ce l'abbiamo fatta? Abbiamo superato? Siamo... Sì. Siamo... Sì! Oh, bitches! Eccoci qui! Lasciami scendere ora! Andiamo, gattino! Boop. Voilà! Ah, beh, ora è tempo che io vada a casa! Spero che tu trovi la tua famiglia presto, Mr. Ranocchia! Oh, grazie! Anche a te! Addio! Arrivederci, signore! E grazie per la passeggiata. Fran, cosa dovremmo fare ora? Trovare la via di casa, gattino. Vedi il cielo? È l'alba e presto tutte le cose spaventose spariranno. Oh, sono così affamato e addormentato. E assonnato. Voglio andare a casa adesso. Anche io, gattino. Troviamo un mo' una strada. Farò del mio meglio per aiutarti, mia cara. Andiamo! Sì! Quindi vediamo un attimo. Allora, ok, la foto di famiglia e bla bla bla, quello che deve fare. Cos'è questo? Allora, queste mi sembrano le maschere che c'erano nell'orologio nella scorsa puntata. Mi sono ritrovato a cercare la verità, ma ho trovato l'inaspettato. Ho trovato quello che i miei sensi non potevano mostrarmi. Ho trovato la verità che risiede silenziosamente nell'ignoto. Leon Castillo. Uno... Dei cento. What? Uno dei mille, una cosa del genere. Che è Garibaldi questo? Che roba? Uno dei mille? Oh, quanto è lunga? Oh, cazzo, quanto è lunga sta roba? Oh, porca troia, è lunghissima! What the fuck? Cazzo! È un po' troppo lunga. Quindi facciamo una cosa, facciamo una cosina, facciamo una cosina veloce. Allora vi faccio vedere tutte le pagine, così, in caso se volete stoppare e leggervele, lo potete fare, io immagino lo farò tipo durante il montaggio, me le leggerò piano. Fino a quel momento sono veramente troppe. Anche se penso che da quello che riesco a vedere ci sono, sì, vedete, ci sono dei richiami a delle cose che abbiamo già visto, quindi forse... potrebbero contenere dei consigli per dei... Per esempio questo mi sembra una sottospecie di puzzle e un modo per risolvere il puzzle. Quindi tutta questa roba potrebbe contenere dei puzzle da risolvere. Comunque, pillole! Cosa c'è qui dentro? Oh, what the... Oh, caro, un bambino scheletrico! Immagino che non abbiano fatto in tempo. No, credo proprio di no. Gattino, andiamo via da qui, cortesemente. E... cosa c'è qui? Dio. Oh, di nuovo! Signore, siete gli insetti curiosi che rimangono bloccati. Oh, stanno dormendo. Forse non sono bloccati. Oh, beh, spero che loro abbiano il loro pettine. Beh, lo spero anche io. Oh, caro, questo ponte sembra così pericoloso, così spaventoso. Oh, Fran, andiamo. Dobbiamo andare a casa. Non c'è tempo per essere spaventati adesso. Sì, ma sono un po' spaventato dalle altezze. Anche io. Oh, soffro di vertigini, quindi non l'avrei mai fatto. Posso andare per primo, ok? Poi tu mi segui. Ok, gattino. Sei così dolce. Sarò proprio dietro di te. Ok, speriamo bene. Speriamo bene. Fa che non si rompa.
Che poi stavo leggendo, non so se lo sapete, ma io ho letto che tipo in Tibet o una cosa del genere c'è una casa del tè che si trova su una montagna, proprio in cima alla montagna, e per raggiungerlo dovete scalare la montagna camminando su dei chiodi attaccati alle pareti. Ho visto le foto, è tipo una roba immonda, è tipo... Io sarei morto a metà tragedia, cioè vi dovete reggere a dei catenacci attaccati alla montagna, andare su dei chiodi tipo così, poi ci sono tipo delle piastrelle di legno di questa dimensione su cui potete anche camminare alcune volte, e arrivate in cima, vi siete fatti sto culo e potreste morire in qualsiasi momento, ovviamente, perché se cascate stirate le zampe, e raggiunti lì, prendete il tè. Io dico, ma che cazzo ce l'ha avuta st'idea di merda? Ah, gattino? Ok, andiamo, Fran! Ti sto aspettando. Sì, lo so, andiamo. Fran, aspetta! Cosa? Che c'è? No! Di nuovo tu, no! Damn it! Poi si scoprirà che lui è quello buono e che tipo non vuole farci scoprire che abbiamo ucciso i nostri genitori. Probabilmente andrà così. Oh mio caro, non posso reggerlo ancora di più. Non voglio morire. Non morirai, amica mia. Forza, puoi saltare. Ce la puoi. Forza, ce la puoi fare. Salta. You can do it. Il gatto è Shia, ma va bene. Ok, andiamo. Ti ho preso. No! Fran, no! Non ho il pollice opponibile, Fran! Ok, del tipo tanto moriremo insieme, quindi sti cazzi, immagino. Non essere spaventata, Fran. Sei solo per morire. Noi cadiamo sempre. E dopo il dolore, noi ci alziamo sempre. La madre o la zia? Oh, cara zia Grace, non lasciarmi mai! Non piangere, piccola bambina. Il tuo cuore è puro, ma la tua mente è tormentata. Devi rimanere e camminare sul tuo cammino, una cosa del genere. Per favore, zia Grace, perché non puoi portarmi fuori da qui? Per favore! Per favore, non lasciarmi da sola, come mia madre e mio padre hanno fatto. Veramente sono morti, ma va bene. Mi spiace, mia cara Fran. Presto capirai che è stata tutta colpa tua. Zia Grace, no, non andare, per favore. Ok, ok, è una di quelle giornate. Oh, Fran, è tempo per la tua nuova medicina. Il pene. Tieni. Ed è uno di quei giorni del mese. Dannazione. Sapete quello in cui le donne tipo gli escono i tentacoli da lì sotto, no? Quelli rossi, gli fanno oh, le tue cose, bro! E loro ah oh, no, mi serve un assorbente, bro! Ok, c'è il gattino e i miei vestiti sono tolti. Sono stata tipo violentata da qualche pedofilo, però il posto è bello. Oh, cos'è successo? Dove sono? Fran, dove sei? Oh, dobbiamo cercare Fran ora. È stata presa tipo da qualche pedofilo, immagino. E il mouse si è trasformato in una zampetta. Oh, che carino. Ma ovviamente termino questo video gameplay. Dovete aspettare il prossimo episodio per sapere che cosa è successo a Fran. Quindi, se il video vi è piaciuto, come sempre mettete un bel mi piace qui sotto per farmi capire quanto vi è piaciuto questo video. Condividetelo con i vostri amici. Non riesco più a parlare in italiano. E costringeteli a iscriversi al canale a costo di usare la forza, perché dobbiamo dominare il mondo e ci serve anche una mano da parte loro, anche con l'uso della forza. E più scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate, che cosa può essere successo a Fran e che cosa gli può essere capitato. Fino al prossimo episodio. Quindi termino questo video un po' e ricordate, vi voglio tanto tanto bene ragazzotti, e noi ci vediamo al prossimo video. Sapete che è il vostro Rex. Ciao a tutti, bro. Oh yeah.